Bene, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi, grazie dell'invito. E parlerò sì di sostenibilità, adesso quando mi sono sistemato. Sostenibilità, sì, di energia e risorse ambiente, ma più in generale di sostenibilità. È un argomento molto importante, come ha detto appunto il collega. E come si fa a affrontare un problema importante? Un problema importante e complesso, come si fa ad affrontarlo? Io prendo lo spunto da questa frase di Italo Calvino che diceva: se vuoi capire bene un problema importante, prima di tutto devi guardarlo da lontano. Un problema importante bisogna prima considerarlo nella sua integrità, insomma, nella sua complessità. Poi ci sarà tempo ad andare nei dettagli e eventualmente anche trovare delle soluzioni. Allora, per capire bene il problema della sostenibilità, o per meglio dire, di come siamo messi noi qui sulla Terra, io incomincio da questa foto, che qualcuno dirà non si vede niente. Non si vede niente, però se uno ci guarda bene, c'è un puntino, e quel puntino è la nostra Terra. Penso che sia una foto importante da guardare, pensarci sopra, sarebbe importante anche, penso, per i politici, che dovrebbero sapere che siamo tutti su quel puntino, tutti, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, tutti su quel puntino, e è un puntino un po' strano, perché è una specie appunto d'astronave che gira nell'infinità dell'universo, ma rispetto alle altre astronavi che vedete in TV o nei film non potrà mai atterrare, non potrà mai fare rifornimento, non potrà mai far scendere o salire qualcuno, o ci si nasce dentro o non ci si è in questa astronave. E la cosa importante è che se qualcosa non funziona in questa astronave, dobbiamo risolvere il problema da soli e senza neanche scendere. Quindi si capisce che siamo in una situazione delicata, che pian piano vedremo adesso. Quindi la Terra, quel puntino piccolissimo, visto da lontano, naturalmente, quando ci si avvicina, è grande. È grande, ai primi uomini appariva in qualche modo infinita, e gli uomini viaggiavano su questa astronave senza neppure sapere che viaggiavano. Erano dei passeggeri passivi, nel senso che erano più che altro impauriti da quello che succedeva, fulmini, le belve feroci, eccetera. Poi, come sapete, col passare degli anni le cose sono completamente cambiate, da pochi siamo diventati più di 7 miliardi e mezzo, e soprattutto quello che è accaduto, non soprattutto, è accaduto anche che l'uomo ha aumentato moltissimo la sua attività. In questi ultimi, possiamo dire, 50 anni, 100 anni, non ha importanza, poi vedremo. C'è chi studia queste cose e va a analizzare appunto tutte le attività umane, quello che fa l'uomo, e trovano dei diagrammi fatti così, dove viene riportato l'aumento nella velocità di cambiamento dell'attività umana. Vedete tutte curve che si impennano, e praticamente verso gli anni 50 dello scorso secolo, più o meno. E quindi c'è stato se uno vuole guardare nei dettagli, trova alcune indicazioni, non so, c'è il numero di dighe, hanno messo gli investimenti, il numero di auto, i telefoni, i fertilizzanti, quello che volete voi. Se volete anche il numero di McDonald's che ci sono, è tutta roba che è cresciuta negli ultimi. E quindi si parla allora di una grande accelerazione, a partire circa dagli anni 50, una grande accelerazione nell'attività umana. Questa grande accelerazione nell'attività umana ha avuto delle conseguenze sulla Terra, perché noi operiamo sulla Terra. E quindi se andiamo a vedere adesso i cambiamenti globali nel sistema Terra, cos'è successo nel sistema Terra, troviamo che anche qui tutto negli ultimi 100 anni più o meno è cambiato, c'è stata una grande accelerazione anche qui, non so, come sappiamo è aumentata la CO2, si sono estese le deforestazioni, perdita di biodiversità, frequenza delle inondazioni, insomma un po' tutto,
E quindi una grande accelerazione anche qui. Allora cosa si deduce? Che il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato a causa dell'attività umana e sta cambiando sempre più velocemente. È cambiato tanto che gli scienziati dicono che siamo in una nuova epoca chiamata Antropocene, che vorrebbe dire Antropocene, l'epoca dell'uomo si potrebbe definire. E perché è successo questo? Com'è che è cambiato tutto? Perché l'uomo si è trovato a disporre di grandissime quantità di energie, i combustibili fossili. E nello stesso tempo, negli stessi anni, su, giù, negli ultimi 100 anni, c'è stato un grande sviluppo della scienza e della tecnologia. La sinergia fra queste due cose ha portato l'attività dell'uomo a fare tantissimo, quindi questa antropocene è caratterizzata dal progresso della scienza, appunto, disponibilità di energia, dopo poi vedremo, che hanno permesso all'uomo di modificare profondamente il pianeta. Potrei proiettare moltissime figure, ma giusto qualcuno per ricordarci, non so. Abbiamo industrie di tutti i tipi, che fanno tutto quello che serve e anche tutto quello che non serve. Abbiamo costruito città bellissime, queste Dubai, gli Emirati Arabi. Abbiamo fatto progressi in tutti i campi, non sto neanche a elencarli. Uno molto importante, dall'inizio del secolo scorso, che poi non è ancora diffuso dappertutto, abbiamo vinto la notte. Con la luce abbiamo vinto la notte. Adesso quando è notte, nei paesi, almeno in quelli più progrediti, non ci si accorge neanche perché si accendono le luci. Dell'Africa magari parleremo dopo. Ecco allora che nel frattempo, a causa di tutte queste attività dell'uomo, poi sono successe delle cose poco piacevoli, per cui oggi sappiamo che appena piove, raccontava prima la mia collega, ci sono alluvioni, le industrie inquinano, pensate il caso dell'Ilva, per esempio, eccetera. In certi posti piove troppo poco, quindi c'è il deserto che avanza. E poi soprattutto c'è questa faccenda che si sciolgono i ghiacciai. Qualcuno dirà, vabbè, meglio così, sono più belli i laghi. Il problema però non è tutto qui. Il problema è che si sciolgono i ghiacci polari, dopo vedremo. E sciogliendosi i ghiacci polari succedono delle cose poco piacevoli. Quindi si potrebbe dire che, come tutti i nostri avi, stiamo viaggiando anche noi ancora su questa cosiddetta astronave Terra, e però siamo in una nuova epoca. Non siamo più passeggeri passivi, tutt'altro, no? Con l'energia, la scienza e la tecnologia l'uomo oggi domina sulla natura. Qualcuno dirà, se magari sa che io vengo dal Trevalcore, ho avuto la casa danneggiata dal terremoto, di ah, vediamo, la natura è più forte ancora. No, se fosse stata una casa antisismica non ci saremmo neanche accorti. Quindi l'uomo volendo è più forte della natura. Questo vuol dire che l'uomo in qualche modo è entrato nella cabina di comando di questa astronave. Non è che possa cambiare la rotta, andiamo sempre in giro per l'universo, ma possono cambiare le regole, il modo di viverci. E quindi, in un certo senso, se siamo nella cabina di comando, la responsabilità a questo punto è nostra. Quello che succede è colpa nostra. E, come sapete bene, appunto qui succede che evidentemente non ci comportiamo bene, non la stiamo trattando bene questa astronave. E sono venute fuori recentemente queste importanti proteste dei giovani che ci dicono, guardate che state cambiando il clima, cioè ci state portando via il futuro. È vero, portiamo via il futuro, perché il futuro mio, cosa volete che sia, pochi anni, ma il futuro loro sono decenni, no? E se cambiamo adesso il clima? Come sapete, per contrastare questo cambiamento climatico, già da molto tempo gli scienziati sono entrati in azione, ma gli scienziati in genere non li ascolta nessuno, e quindi già dal 1988 avevano formato, sotto l'egida dell'ONU, questo IPCC, che sarebbe una commissione, un comitato, che aveva il compito internazionale di vedere cosa stesse succedendo veramente in questo cambiamento climatico, poi eventualmente come frenare eventualmente. Sta di fatto che non sono riusciti gli scienziati a, dopo vedremo qualche altro dettaglio, e insomma
hanno fatto anche dei libri, hanno detto delle belle cose. Per esempio, questo scienziato qui ha scritto un libro che è intitolato così, in prima approssimazione, vivere in un paese, in un pianeta più ostile, perché adesso è un po' più difficile vivere sul pianeta a volte. Ma chi conosce un po' di inglese si sarà già accorto che nella copertina di questo libro c'è un errore, perché Terra non si scrive con due A in inglese, ma con una A sola. Ah, dice questo, ha sbagliato persino la copertina del suo libro. Eh no, l'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta per richiamare l'attenzione sul fatto che la Terra non è più quella di prima, non è più quella di 50 anni fa, quando c'erano un sacco di risorse e meno rifiuti. E quindi se la Terra non è più quella di 50 anni fa, molte cose devono cambiare, in particolare l'economia, perché l'economia è rimasta alle idee di 50 anni fa, dopo vedremo. Anche in italiano hanno messo due A per richiamare. Poi altri scienziati sono ancora più... insomma, quasi catastrofici. Vedete, il mondo è sull'orlo del baratro, dice questo Lester Brown, una persona molto conosciuta, e nel libro cerca di far capire eventualmente come si potrebbe fare per evitare il collasso. È interessante che questi concetti sono stati portati avanti più recentemente dal Papa in quella famosa enciclica Laudato Si, che è un documento molto bello anche dal punto di vista scientifico, perché si è fatto naturalmente considerare da moltissimi scienziati. E prenderò alcune frasi di queste encicliche, che sono appunto rappresentative anche di quello che dice la scienza. Allora, appunto, nell'enciclica si trova le previsioni catastrofiche. Ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti, sporcizia, lo stile di vita attuale, essendo insostenibile. Ecco, compare quella parola, sostenibilità, insostenibilità, può sfociare solo in catastrofi. Una specie di riassunto della situazione, qualche anno prima, anni prima, l'aveva già fatto un filosofo molto noto, che aveva detto queste cose. Aveva detto: è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente. Sono le immani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere cosa stiamo facendo. Quindi vuol dire che non lo sappiamo cosa stiamo facendo, eh? E di scegliere in quale direzione vogliamo inoltrarci. Perché qui le direzioni potrebbero essere due: custodire il pianeta e distruggerlo del tutto, no? Allora però, prima di scegliere la direzione, bisogna anche sapere da che punto partiamo, cosa stiamo facendo, perché magari facciamo cose che pensiamo di andare in un senso e invece vanno in un altro, no? Ecco, quindi evidentemente ci dice, questa frase ci dice che c'è qualcosa che non funziona nel nostro modo umano di portare avanti le cose. Su questa astronave c'è qualcosa che non funziona. Allora, riprendiamo da capo. Quali sono i concetti fondamentali per vivere sulla Terra? Intanto ci vogliono delle risorse. Ah, va bene. E dove prendiamo le risorse? Di risorse ce n'è una che viene da fuori, che è la luce del Sole. Per fortuna, no? È quella che ha fatto nascere la vita sulla Terra. È quella che ci salverà, vedremo, ma tutte le altre risorse dobbiamo prenderle, tutte quelle concrete, diciamo, dobbiamo prenderle dalla Terra. Allora, bisogna mettersi bene in testa un concetto, che la Terra ha dimensioni finite, cioè è quella che è, non è grande a piacere, come qualcuno pensa, no, la Terra è quella che è. Allora, siccome la Terra è quella che è un qualcosa che ha dimensioni finite e limitate, anche le risorse che contiene evidentemente sono limitate. Allora, da qui a dire che, ma allora se le risorse sono limitate, il PIL non potrà mai crescere all'infinito, perché il PIL che aumenta vuol dire consumare risorse. Quindi bisogna cominciare a fare questi ragionamenti qui. O se no, prendiamo una frase dell'enciclica che dice: l'idea di una crescita infinita che tanto entusiasma gli economisti è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse. Un falso presupposto. Non è vero che le risorse sono illimitate. Impariamolo bene questo e mettiamolo da una parte. Adesso
andiamo a vedere, scava, scava, scaviamo, no? Quanto scaviamo? Allora, nel 1990 tiravamo fuori dalla Terra 50 miliardi di tonnellate di materie prime all'anno. Non si capisce cosa vuol dire, ma adesso capiamo. Intanto capiamo che nel 2015 da 50 sono andate a 70, quindi scaviamo sempre di più. Uno ha fatto i conti, ha diviso 70 miliardi di tonnellate per il numero di persone che sono sulla Terra e per il numero di giorni che ci sono in un anno, risulta che ciascuno di noi, ogni giorno, in qualche modo usa, consuma 27 kg di roba presa dalla Terra. E siccome siamo tanti, e siccome gli anni passano, si capisce allora che qualcuno ha fatto una vignetta, dice scava, scava, poi dopo vedremo a un certo punto, no? E quindi, vedete, dall'enciclica sempre, oggi ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile, ignorando la realtà, e a un certo punto non ce ne sarà più. Allora, questo per le risorse. Ogni volta che uno usa una risorsa, cosa fa? Produce un rifiuto, non c'è niente da fare. Pensate agli esempi che volete, produce un rifiuto. Consuma la benzina, produce CO2 e via. Allora si capisce che siccome la Terra ha dimensioni finite, quella che è, non è grande a piacere, no? Allora lo spazio disponibile per collocare i rifiuti è limitato. Quindi questa atmosfera dove riversiamo, vedremo la CO2, è uno spazio limitato. Allora, ecco, anche qui, l'uomo pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati. Non è vero niente, appunto, non è vero. Gli effetti negativi dello sfruttamento non possono essere eliminati. Allora, nonostante queste cose qui che ci fanno già capire abbastanza, noi apriamo un giornale e la parola che troviamo è crescita. Crescita. Noi dobbiamo crescere. Deve crescere, chi è qui? La Cina, deve crescere la Spagna, deve crescere... tutti devono crescere. Ma crescere, uno dovrebbe anche chiedersi, ma crescere dove, in che cosa? Cioè la crescita economica, che scopo ha? È necessaria? È possibile? Che conseguenze comporta per il pianeta? Perché io non posso dire crescere, che è comodo dire crescere. Poi però le conseguenze. Allora, siccome noi abbiamo due emergenze sul pianeta, la prima è quella ecologica e la seconda è quella delle disuguaglianze, di cui parleremo anche quello, che vanno sempre aumentando le disuguaglianze. Allora, una crescita che non rispetta l'ambiente e non riduce le disuguaglianze, non è progresso, mettiamocelo bene in testa, non crescere, se dobbiamo crescere in quel senso lì. Quindi anche lo sviluppo, di che cosa? Bisogna decidersi, lo sviluppo o è ecologicamente e socialmente sostenibile, cioè uno sviluppo responsabile, oppure è meglio non farlo. Non parliamo poi dell'innovazione, adesso tutti si aiutano con innovazione. Dio ci guardi dall'innovazione, perché nella maggior parte dei casi le innovazioni sono delle cose distruttive per l'ambiente e anche per la solidarietà sociale. Vediamo. Allora, dopo questa premessa, andiamo a considerare una risorsa, la più importante. Qual è la più importante? È l'energia. Senza discussioni, uno potrebbe dire, ma no, è il cibo, la carne, no, è l'energia, perché senza energia non si fa niente, quindi è l'energia. Allora, se è la risorsa più importante, vediamo di discuterlo un po'. Intanto prendiamolo da un punto di vista storico, così molto velocemente. Ho fatto un diagramma così alla buona, dove ho messo il consumo di energia da parte dell'uomo e sono andato fino al 3000 avanti Cristo, cioè 5000 anni fa. 5000 anni fa gli uomini erano pochi, che cosa facevano? Per avere un po' di energia bruciavano qualche pezzo di legno, no? Va bene, tutti lo sapevamo. Cos'è successo dopo, man mano che passavano i decenni, i secoli, i millenni? Cos'è successo? Niente. Abbiamo sempre continuato a bruciare del legno, vedete? Fino a, non so, 300-400 anni fa, poi lo bruciamo anche ancora. Perché
e dopo abbiamo smesso, è perché le foreste cominciavano a scarseggiare, le foreste vicino ai centri abitati. E poi qualcuno ha trovato che c'era una cosa strana, nera, carbone, poco simpatica, il carbone, che però ha più energia del legno, quindi abbiamo cominciato a usare il carbone, e si è avuta la rivoluzione industriale, ma già 100 anni fa, vedete, usavamo semplicemente, cos'era, non so dove neanche due, 32 tonnellate di carbone, vabbè. Poco, perché allora, 100 anni fa, non consumava, il petrolio si incominciava a fermare, ma il gas non c'era, poi abbiamo scoperto appunto il petrolio e il gas, e adesso siamo in quel punto lassù in cima dove, come dice, ogni secondo, attenzione perché i secondi passano in fretta, ogni secondo consumiamo 250 tonnellate di carbone. Io qui non lo riesco a leggere, ma voi lo vedrete, forse 1000 barili di petrolio e 105.000 metri cubi di gas ogni secondo. Dice, ogni secondo, ma quanto ce ne sarà di sta roba per consumarli così ogni secondo? Quindi si potrà andare su lì, continuare ad andare su? Vedremo che non si potrà, comunque adesso vediamo. Allora, intanto non dobbiamo dimenticarci che quando usiamo i combustibili fossili, cosa succede? Si tratti di carbone, si tratti di metano, si tratti di benzina, noi bruciando i combustibili fossili produciamo quella sostanza così popolare che si chiama CO2. Ah, dice, allora bruciando una quantità così grande di combustibili fossili, quanta CO2 produciamo? Ebbene, produciamo che 1000 tonnellate al secondo. Quindi ogni secondo noi riversiamo nell'atmosfera, che è una cosa limitata, 1000 tonnellate di CO2. Allora, questa figura qui la prendo come esempio generale. Insomma, cosa è successo? Che se io andavo a 50 anni o 100 anni fa, avevo tutte queste risorse, non le avevo ancora usate, le avevo. E non avevo questi rifiuti che adesso ho fatto. Quindi noi abbiamo trasformato risorse in rifiuti, ma è quello che facciamo in ogni nostra azione, no? Dice, ma allora questi combustibili fossili ci hanno fatto male? No, ci hanno fatto bene, ci hanno fatto del bene. Perché, per esempio, non so, io ricordo che si faceva così a mietere il grano, adesso si fa così, c'è una bella differenza. Energeticamente, cosa vuol dire? Allora, un bracciante... I braccianti non sono più qui da noi, sono là a raccogliere i pomodori, però, no? Vabbè. Un bracciante genera in media 0,5 kWh e un fusto di petrolio 1700 kWh. Allora basta fare la divisione e viene fuori che un barile di petrolio equivale a circa 425 giornate lavorative di un bracciante. Per cui i braccianti sono scomparsi. E sono scomparse anche le lavandaie, perché una volta si faceva così a lavare, no? E adesso, cosa volete, con l'energia che abbiamo, generiamo energia elettrica, la mandiamo dentro a una scatola che si chiama lavatrice, la quale appunto in un'ora fa il lavoro di 15 lavandaie. Sono scomparse anche le lavandaie. A questo punto, dicevo loro, però hanno fatto del gran bene i combustibili fossili. Sì, adesso il problema è un altro, che bisogna smettere di usarli. Diciamo, perché smettere di usarli? Beh, intanto anche loro poi sono in via di esaurimento, perché abbiamo detto la terra è quella che è. Quando scopriamo un pozzo di petrolio, va bene, prima scopriamo il pozzo, poi cominciamo a tirare fuori del petrolio, e poi dopo siamo a un massimo, poi dopo cala, non c'è più. A un certo punto i pozzi di petrolio, le miniere di carbone, finiscono. E questo dice, ma ce n'è ancora, possiamo andare avanti. Sì, è vero, di carbone ci servono ancora per 200 anni, ma figuratevi che vuole più il carbone. Ma petrolio e gas, beh, forse un 30-40 anni si potrebbe andare avanti, ce n'è ancora. Ma dopo poi vediamo che questo è un problema grosso. Ma ci conviene andare avanti? Ma dice, ma non sapete che bruciando i combustibili fossili, oltre alla CO2, produciamo un sacco di sostanze inquinanti che fanno danni alla salute? Questa è una mappa fatta da un satellite, le zone più nere sono quelle più inquinate. Vedete, noi siamo nella Val Padana, che è appunto il primato dell'inquinamento, e questa scaletta ci dice che chi è nelle zone nere statisticamente perde da 1 a 3 anni di vita. Se ci va bene, vabbè.
Comunque è chiaro che non ci va tanto bene, perché poi la gente si ammala, va negli ospedali, gli ospedali sono pieni, si spende troppo per queste cose, eccetera, eccetera. Ma l'altra questione ancora più grave, per cui dobbiamo appunto smettere di usare i combustibili fossili, è quella a cui accennavo prima. Quando bruciamo carbone, petrolio e gas, produciamo anidride carbonica. Qui c'è un altro conto, 36 miliardi di tonnellate all'anno. Vabbè. Ma dice, ma che male fa? Che non è velenosa, non è colorata, non è niente. Non è niente, però appunto è che si mette attorno alla Terra e fa una specie di mantello attorno alla Terra. Attraverso questo mantello entra la luce del sole, quindi anche il calore, ma il calore dopo non riesce più a uscire, o esce in parte. Quindi si ha il cosiddetto effetto serra, che provoca i cambiamenti climatici. E infatti in certe zone piove troppo, in certe zone piove poco, poi come dicevo si sciolgono i ghiacci polari. E poi ci sono già i migranti climatici. Il fatto che ci sono i ghiacci polari è molto importante perché aumenta il livello del mare. Aumentando il livello del mare le zone costali sono facilmente inondate, cosa che succede già adesso. Dopo vedremo un altro esempio. E quindi qui siamo di fronte a una insostenibilità ambientale che vedete ha anche conseguenze sociali, perché sta gente che si trova, che non può più coltivare perché è avanzato il deserto, prende su e dopo vedremo come, cerca di venire qua. Allora, finalmente anche i politici, ci hanno messo un po', hanno capito che il cambiamento climatico è una cosa grossa, una cosa importante, una cosa che interessa a tutti, perché non è che interessa un paese, interessa a tutto il mondo. Allora hanno fatto una conferenza, come saprete, a Parigi nel 2015, sotto l'egida dell'ONU, questo è il segretario dell'epoca dell'ONU, vedete quanta gente c'era, delegati di 195 nazioni, che vuol dire di tutte le nazioni della Terra praticamente. E miracolosamente si sono trovati d'accordo, 195, quando a volte è difficile mettere d'accordo due, d'accordo però su un fatto di principio che è questo, il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità. Lo sanno tutti, qualcuno fa finta di non saperlo, Trump, eccetera, lo sanno tutti che è questo. Allora, se questo qui è vero, e ci sono prove scientifiche a non finire che sta avvenendo e le conseguenze già poi si vedono, allora evidentemente bisogna smettere di usare i combustibili fossili. In questa conferenza si sono dati, perché non si può smettere da oggi a domani, è ovvio, no? Pensate ai combustibili fossili, no? Viviamo su loro. Allora dicevo, si sono dati come termine per smettere il 2050, che vuol dire che noi ne consumiamo tanto oggi e di qui a 30 anni dovremmo consumare sempre di meno fino a smettere il 2050, poi vedremo dopo come le cose. E allora però, siccome abbiamo bisogno di energia, bisognerà simultaneamente sviluppare le energie rinnovabili. Tutti sanno più o meno quali sono, dopo per i dettagli possiamo tornarci sopra. Comunque le energie rinnovabili, qui sono schematizzate, una la usiamo da molto tempo, l'idroelettrico, cioè l'energia della pioggia sarebbe, che si raccoglie in un bacino, eccetera, eccetera, che dà elettricità. Ma l'elettricità si ottiene anche dalle pale eoliche, cioè dall'energia del vento. E l'elettricità si ottiene anche dai pannelli fotovoltaici. E l'elettricità anche da questi sistemi più complicati, campi di specchi, adesso non stiamo dando nel dettaglio. Quindi si deduce che le energie rinnovabili producono elettricità. Invece noi stiamo usando i combustibili. Ah, dice, è un guaio questo, è una grande fortuna, tanto più che se io voglio proprio un combustibile, quando ho l'elettricità posso sempre farmi un combustibile, faccio l'elettrolisi dell'acqua, ottengo l'idrogeno, che fra l'altro è un combustibile pulito a questo punto, quando brucia mi dà solamente acqua, ottengo l'idrogeno. Ma l'idrogeno in realtà si ottiene dall'elettricità anche oggi, ma si ottiene perché si può immagazzinare, diciamo così, l'elettricità sotto forma di idrogeno, perché poi da idrogeno è molto facile tornare elettricità con le pile combustibili. Non so, le auto a idrogeno funzionano così.
Fatto sta che allora avremo un mondo che funziona a elettricità, e lo stiamo già vedendo un po' alla volta. Quindi siamo nella situazione di dire: ma noi vogliamo custodire la casa comune, ce la facciamo con queste energie rinnovabili? Allora andiamo a vedere appunto le energie rinnovabili, perché con i combustibili fossili stiamo rovinando la casa comune, no? Con le energie rinnovabili la possiamo custodire. Allora, ce n'è abbastanza? Sì, basta pensare, dopo vediamo, anche qui sono i problemi. Basta pensare che il sole ci manda ogni anno 20.000 volte l'energia che ci serve. Quindi in teoria è più che sufficiente. Il vento anche lui c'è, la pioggia piove sempre, dopodiché si ottiene l'idroelettrico. Sono inesauribili, sì, perché il sole, che è quello che manda poi, che fa funzionare il vento e la pioggia anche, il sole si parla che splenderà ancora per 4 miliardi e mezzo di anni, quindi ci abbiamo tempo, no? Sono ben distribuite, sì, perché appunto il sole, il vento e la pioggia sono dappertutto, invece i combustibili fossili, come sappiamo, sono in certi posti, in altri non ci sono, per cui si fa la guerra in qualche modo per ottenerli. Poi vedremo che anche qui sono dei problemi. Allora, sono pericolose? No, si sta attenti, sole, vento e pioggia. Sono capaci di sviluppare l'economia? Beh, quello dipenderà da noi, se intendiamo sviluppare questa economia dipende da noi. Possono colmare le disuguaglianze? Sì, perché sono dappertutto. Favorire la pace? Si spera, poi vedremo, ci sono dei problemi. Allora, c'è questa prospettiva, energie rinnovabili che hanno tutti questi pregi. Dice, ma si può risolvere il problema nel senso che se uso energie rinnovabili io posso cambiare il consumo, quello che consumo di energie sulla Terra? Adesso questo nero sono tutti combustibili fossili. Andare al 2050 c'è modo di rimpiazzare i combustibili fossili con energie rinnovabili? Sì, c'è modo. Gli scienziati dicono che c'è modo. Se vogliamo farlo, lo possiamo fare. E molti scienziati studiano anche i dettagli ormai. E ce n'è uno in particolare che ha fatto delle indagini su molte nazioni per capire quella certa nazione ce la può fare, quell'altra ce la può fare. E per esempio per l'Italia c'è questa indagine fatta da un gruppo molto valido che dice che l'Italia nel 2050, se vuole può tirare avanti benissimo, userà il fotovoltaico per il 56%, perché abbiamo molto sole in Italia. Eolico in Italia non abbiamo moltissimo vento, ne abbiamo un po', però sono in certe zone, in Puglia, nell'Appennino. Quindi il solare a concentrazione, che sarebbe sta roba qui, si può fare anche qui, però ci vorrebbero dei deserti, quindi non farò neanche. Insomma, questa qui è la situazione, si può fare. Allora, si può fare, e naturalmente non subito, ma appunto in questi 20-30 anni, ma si sta facendo, questo è il punto, si sta facendo? La risposta è no, perché l'anno scorso c'è stata una riunione sempre di queste indette dall'ONU a Katowice e hanno visto che in realtà tutti hanno promesso di fare, ma si fa pochissimo. E anzi gli scienziati hanno lanciato un'ultima chiamata, hanno detto, beh, insomma, se volete accomodare le cose si può, se no andiamo pure avanti così. E allo stesso segretario dell'ONU ha detto, però guardate che siamo fuori rotta, cioè anziché andare dai combustibili fossili alle rinnovabili gradualmente, stiamo ancora continuando con i combustibili fossili. Gli scienziati mettono in guardia anche con figure tipo questa, dice, se la Valpadana, una zona molto bassa, se cresce il livello dei mari, sarà inondata anche la Valpadana, nel 2100 se non faccia niente, adesso non spaventiamoci, speriamo di fare qualcosa. Allora, capite, qui siamo di fronte a un primo problema che ha delle soluzioni. E quindi il primo problema, se vogliamo andare verso, diciamo, un futuro sostenibile, è sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili. Si sa come fare. Chi lo deve fare?
Beh, tutti gli scienziati devono mettere a punto, diciamo, i metodi, i politici devono prendere decisioni, le persone devono fare delle scelte. Noi stessi oggi, per esempio, non so, chi ha una casa, faccio per dire, anziché mettere la caldaia a gas, potrebbe, non so, mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto, insomma ci sono dopo le agevolazioni, tutte queste cose, lo sappiamo. Se si vuole si può e tutti devono contribuire. Ma e perché non si fa? Vedete, c'è un articolo sulla stampa che era molto chiaro. Energia. Il futuro è già presente, cioè le energie rinnovabili, ma il passato non vuole passare. Il passato sono i combustibili fossili, perché i combustibili fossili sono in un giro, diciamo, economico e politico di grandissima potenza. E i combustibili fossili, si fa presto a dire, ma per esempio in Italia c'è l'ENI, l'ENI è più forte del governo, non c'è nessun governo in Italia che è capace di governare l'ENI. E infatti cosa dovrebbe fare adesso l'ENI? Siccome il governo italiano a Parigi ha preso l'impegno di passare alle rinnovabili, l'ENI che lavora solo ai combustibili fossili dovrebbe passare alle rinnovabili, pian piano, non diciamo mica da oggi a domani. L'ENI continua a cercare petrolio e siccome sono bravi lo trovano. Dice, ma cosa fanno questo petrolio? Una volta che l'hanno trovato, è dimostrato che la quantità di petrolio che abbiamo nelle riserve, che hanno tutte queste compagnie nelle riserve, è già troppo rispetto a quello che possiamo permetterci di bruciare se non vogliamo rovinare tutto. Quindi hanno già troppo petrolio e ne cercano ancora. Perché? Perché loro non sono mica d'accordo di passare alle rinnovabili. Infatti, se andiamo a vedere nei loro prospetti, per esempio questa è la Shell, la Shell dice, oggi siamo qui, 2020, consumiamo sta roba qui. E secondo gli scienziati, i politici, eccetera, cosa dovrebbe succedere? Che entro il 2030 devono scomparire tutti, petrolio, gas e carbone, dobbiamo andare qui. Loro cosa dicono? No, ma neanche persone. Dicono, diminuiremo un po', eliminiamo il carbone che non vuole nessuno, diminuiamo un po'. Vedete, 2100 prevedono di consumare ancora quasi un terzo, più di un terzo di ma non si può mica, se facciamo così addio clima, bisogna fare così. Però capisci, chi ha il potere in mano poi è fatica a togliere. No? Allora ricordatevi che l'ENI è una cosa da mettere in mora, non fate come volete, cioè non comprate la roba dell'ENI, fate quel che volete. L'ENI è un disastro, perché qui i casi sono due, o tutto il petrolio che hanno trovato lo dovremmo usare, allora roviniamo il clima e noi stessi. Oppure quel petrolio che hanno trovato non lo potranno usare perché finalmente la politica dirà no, dobbiamo smettere, ma allora quel petrolio che hanno trovato dovrà rimanere lì e se vanno rimesso dei gran soldi e siccome l'ENI è anche vostra, cioè di tutti, forse è il caso di dire qualcosa. Allora, l'ENI è uguale a questa, i ragionamenti che fa la Shell, perché sono tutti poi in combutta, Shell, Esso, ENI, no? Va bene. Allora, altro problema, perché non è mica solo l'energia, altro problema è quello dell'economia. Oggi siamo immersi nella cosiddetta economia lineare, usa e getta, cioè noi prendiamo delle risorse e le trasformiamo in rifiuti. E l'idea dominante ancora è che ci sia quantità infinita di risorse, ma non sono mica vero, no? E che i rifiuti li possiamo benissimo eliminare. Dove li buttiamo i rifiuti? In un non luogo che non c'è, no? Li mettiamo nell'atmosfera, o sulla terra, nell'acqua. Quindi è chiaro che non si può andare avanti con quest'usa e getta, no? Che facciamo poi tutti più o meno, eh? Non so, faccio un telefonino, poi dopo non mi piace più, lo butto via, un altro deve farlo in un altro, perché non si può andare avanti così. E tanto più che tutta l'economia va avanti con le energie dei combustibili fossili, i quali anche loro sono usa e getta, e per di più ci causano tutti questi guai. Quindi siamo in un sistema che ecologicamente non è sostenibile, si capisce subito, no? Le risorse non sono infinite, i rifiuti sappiamo dove metterle, quindi c'è anche il problema però che alla insostenibilità ecologica si affianca quella sociale, perché chi è che può fare l'usa e getta? Tutte le persone? Quelli che hanno i soldi, no? Quindi usa e getta è una cosa tipicamente da ricchi. Allora dice, ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a partire
da come è fatto il mondo. Non possiamo mica ignorare, non è mica, il mondo non è mica come vogliamo noi, il mondo è fatto com'è e noi dobbiamo adattarci al mondo. Allora le risorse sono limitate, lo spazio per i rifiuti è limitato, devo partire di qui. Quindi inventiamoci un'economia circolare. L'economia circolare vuol dire usare le materie prime, certo, per forza, ma meno che si può, nel modo più intelligente possibile, in modo che poi si facciano delle cose che si possono usare senza problemi, che durino più che si può, non come adesso che ogni tanto, no? Certe questioni che compriamo, dopo 5 anni non vanno più perché è scaduta la garanzia, ce le fanno comprare ancora. Vabbè, e il famoso obsolescenza programmata. Vabbè, qui bisogna invece raccogliere tutte le cose, farle funzionare ancora a pezzi, eccetera. Ci saranno sempre dei rifiuti, ma in parte si potranno recuperare delle risorse. E cosa importantissima, come faccio ad andare avanti sto meccanismo dal punto di vista energetico? Non posso usare i combustibili fossili, dovrò usare le energie rinnovabili, che appunto essendo rinnovabili sono anche loro circolari, no? Allora capite, ci aspetta questa, stiamo già incominciando, ma va piano, anche questa transizione dall'economia lineare all'economia circolare. Ma la prima mossa deve essere quella che abbiamo visto prima, perché noi non possiamo usare i combustibili fossili per economia circolare. Quindi fatta quella, poi c'è da fare questa. Cioè bisogna qui alimentare l'economia circolare con le energie rinnovabili, che sono quelle del vento, dell'acqua e del sole. Ecco, a questo punto però, insomma, ci sono dei problemi, perché non è mica tutto... vediamo, problemi. Allora, vediamo queste energie rinnovabili. Dicevo prima che le energie rinnovabili primarie, cioè il sole, quanta roba ci manda, il vento, eccetera, sono abbondanti, sole, vento e acqua. Ma io non posso accontentarmi di questo fatto. Io se mi alzo la mattina e c'è il sole, sono contento, ma se voglio energia elettrica col sole, io devo convertire la luce solare con dei pannelli fotovoltaici. E quindi io devo farmi quelle che sono chiamate energie per uso finale, quelle che usiamo tutti i giorni, partendo da queste che sono le energie primarie. Ma fra queste e queste c'è questa freccia. E questa freccia contiene tutto quello che io uso per convertire le energie primarie in quelle che mi servono. Allora, qui, come faccio a risolvere il problema di questa freccia? Questa freccia contiene appunto sta roba qui, cioè contiene tutto quello che di concreto mi serve per convertire queste in quest'altre. Quindi contiene i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, i fili, le celle a combustibile, il cemento per fare le dighe, quello che volete voi. E sta roba qui dove la vado a prendere? Dalla terra. Ah, ma guarda un po', torniamo alla terra. E sappiamo che ogni volta che andiamo, che atterriamo, la Terra ha dei problemi. Il problema è che la Terra è quella che è. Allora, capite, dice, ma in Terra cosa c'è nella Terra? Beh, se lo chiedete ai chimici, vi dicono la Terra ha gli elementi, no, che sono quelli che tutti conosciamo, ferro, idrogeno, eccetera. Questa è una tavola periodica in cui si vuole dare l'idea che non tutti gli elementi sono abbondanti, no? Qualcuno è più abbondante, qualcuno è più scarso. Ah, beh, comincia a esserci un problema allora, ci sono degli elementi scarsi. Ah. Per esempio, se io voglio usare l'energia elettrica anche per i trasporti o anche per l'orologio, i telefoni, io devo farmi delle pile, ho bisogno di pile, no? O di batterie. Se voglio fare una macchina elettrica, bisogna che io carichi della macchina. Prima la facevo andare a combustibile, mettevo un serbatoio di benzina, adesso metterò un serbatoio di elettricità che è una batteria. Quindi serviranno molto le batterie. Quali sono le batterie migliori? Quelle, tutti lo sapete, al litio, perché le abbiamo anche nei telefonini. E perché sono al litio? Perché vanno bene. E poi che pregio hanno? Che pesano poco. Il litio è... Il metallo più leggero, pesano poco, quindi ci vuole il litio per fare le batterie. Se vuoi fare delle batterie fatte bene ci vuole il litio.
Dice, ma qui il litio dov'è che non lo vedo subito? Allora lo cerco e vedo che è quello lì. Ah, ah, dice, c'è poco litio. E quindi è un problema. Poi dopo vedremo. Ma non solo, perché nelle batterie al litio c'è anche un altro elemento che pure magari neanche sapevamo che ci fosse, c'è del cobalto, c'è anche un po' di cobalto. Cerco il cobalto e vedo che il cobalto, anche lui, non è che sia abbondante. Infatti lo scavano in Africa, in quelle miniere, il coltan, queste robe qui, vabbè. Allora, cosa si deduce? È che ci sono dei limiti. Quindi qui, naturalmente, dice, ma la scienza faccia qualcosa? Ma sì, la scienza farà, proverà a sostituire elementi critici con altri più abbondanti, ma non andranno così bene, non andranno così bene. Sapete, i fili elettrici, il migliore è il rame, no? Adesso li fanno andare alluminio perché costa troppo il rame, però vanno peggio. E quindi quando io prendo qualcosa che naturalmente non è migliore, è l'arancia. Poi bisognerà ridurre le quantità, va bene, si farà sempre più piccolo, rendere più efficiente il riciclo, molto importante, però deve entrare, allora io devo entrare in testa questo concetto, che la quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, per cui bisognerà risparmiare e riciclare. Riciclare. Ecco, vedete qui anche, non so, per le turbine eoliche, no? Molto diffuse, l'eolico al giorno d'oggi ci dà più energia del fotovoltaico. C'è un elemento importante che si chiama neodimio, mai sentito parlare, no? Neodimio. Vabbè, è un elemento delle terre rare, mai sentito parlare. Dove sono le terre rare? Sono lì, ce n'è pochissimo. Quindi anche di neodimio ce n'è pochissimo. Dopodiché, allora, dice, ma allora ci sarà anche il problema, non solo che ce n'è poco, ma che non sarà mica dappertutto sta roba, Anzi, quando una cosa ce n'è poca, è solo in certi pochi. E infatti, guarda un po', il 95% della produzione delle terre rare viene dalla Cina, che ha anche il 50% delle riserve. Cominciano a facciarsi dei problemi, no? Perché, capite, qui a un certo punto, se io voglio il neodimio e non ce l'ho, cosa faccio? O mi metto d'accordo con i cinesi che me lo vendono, o se no cosa faccio? La guerra alla Cina? Cioè, capite, adesso era per dire che si torna a dei problemi che pensava, i cinesi sono così fieri del loro neodimio, delle loro terre rare, che hanno fatto anche un monumento. Fatto un monumento in cui fanno vedere che appunto ad Amao, altri l'avevano fatto i combustibili fossili. Allora capite che qui in questa faccenda che io ho descritto prima, dove ho detto bisogna abbandonare i combustibili fossili, bisogna far funzionare tutti con sole, vento e acqua, che ce n'è tanto di sole, vento e acqua, sì, però bisogna delle paleoliche, ho bisogno dei pannelli fotovoltaici. Quindi qui in realtà devo metterci subito un limite. Cioè io non ne ho quantità infinite di sta roba, ho dei limiti. Loro sarebbero infinite come energie primarie, ma io ho dei limiti nella conversione, limiti materiali. Non ho abbastanza litio, non ho abbastanza neodimio. Quindi il problema del limite si ripone. Non è che uno dice adesso con le energie rinnovabili consumo tutte le energie che voglio. No, 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 non è proprio vero. Quindi abbiamo trovato allora che per un futuro sostenibile, oltre al problema combustibili fossili che bisogna fare per forza, rinnovabili, c'è però il problema che bisogna adottare l'economia circolare, abbiamo visto, ma abbiamo poi visto che l'economia circolare ha dei limiti anche lei. Quindi tutte queste crescite non ci potranno essere neanche domani, no? Allora uno può dire, ma io poi, parliamo di energia, ma si può parlare in generale. E perché poi devo sempre consumare più energia, uno può dire? Ma non potrei, diciamo, anziché dire che voglio produrre di più energia, non posso mettermi nell'idea di consumarne di meno. Allora vediamo se è possibile consumare di meno. C'è chi studia queste cose, naturalmente, che fa delle indagini e dice, allora, vediamo un po' quant'è l'energia che consumiamo nei vari paesi, qui espresso in watt, ma è lo stesso,
Stati Uniti ogni cittadino 12.000 watt, non badate cosa vuol dire, però europeo 6.000. Ah, noi consumiamo la metà dell'energia degli americani. E voi credete d'essere, credete che gli americani siano il doppio felici di voi perché consumano il doppio di energia? No, non è così. Ci sono tanti modi, anzi addirittura troppa energia dà fastidio, si può vedere. E quindi è chiaro che si può scendere 6.000 watt e si va benissimo. Non solo, ma io sono abbastanza vecchio da ricordare che nel 60 noi stavamo benissimo con 2.000 watt. Ah, ma dice, vuoi tornare all'epoca delle caverne? No, 2.000 watt, guardate un po', perché appunto intanto il benessere non è direttamente proporzionale al consumo di energia o al consumo di qualsiasi altra cosa. Ma c'è un fatto importante qui, che un paio d'anni fa in Svizzera gli scienziati hanno studiato il problema e hanno visto che si può vivere benissimo con 2.000 watt. E allora hanno fatto sì che il governo facesse una legge che è stata sottoposta a referendum e i cittadini hanno approvato questo referendum, per cui la Svizzera di qui al 2050 scenderà da 6.000 watt a 2.000 watt, almeno questo è quello che vogliono fare, perché bastano 2.000 watt. A questo punto dice allora si può vivere bene anche con meno energia, ma il problema è che io sono abituato a consumarne tanto, come faccio io a consumare meno energia? E qui andiamo nel campo psicologico, no? Come posso io ridurre il consumo energetico? Allora chi studia queste cose dice ci sono due modi. Un modo è agire sulle cose, cioè aumentare l'efficienza di tutto quello che uso. Quindi usare macchine che consumano bene, meno, lampadine che consumano meno, fare il cappotto alla casa, quello che volete voi, roba, cioè roba più efficiente mi farà pure usare meno energia. E invece chi studia queste cose dice che spesso non funziona questo metodo. C'è il cosiddetto effetto rimbalzo, nel senso che quando io divento più ecologico, a volte succede che consumo di più. Fanno degli esempi strani, l'esempio per esempio di un signore che ha una macchina poco ecologica, quindi consuma un sacco di energia, gli amici gli fanno una testa così, gli dicono ma cambia macchina, prende una più ecologica, lui si fa convincere, prende una macchina più ecologica, è così fiero di avere una macchina più ecologica che gira più di prima. O se no noi le lampadine, siccome consumano poco, le siamo accese, tanto consumano poco. Perché siamo fatti così, non so se qualcuno ha fatto meglio di così, beato lui. Allora, capite, l'alternativa, la soluzione qual è? È questa, agire sulle persone, non sulle cose. Dopo anche le cose, ma prima sulle persone. Bisogna ridurre, bisogna che le persone si rendano conto di ridurre l'uso di tutto quello che usano. Poi se quello che usano è più efficiente, meglio. Ma intanto ridurre il loro uso, di andare meno in macchina, se una macchina è efficiente, meglio. Spegnere le luci, bene, e così via. Diminuire di un grado il caldo in casa, va bene. Allora, appunto, bisogna pensare che dobbiamo affrontare il problema dell'energia, ma di tutte le risorse, con sufficienza, cioè quando ne ho abbastanza perché devo sciupare, e sobrietà. Sobrietà so che è una parola non troppo gradita perché la gente vorrebbe sempre consumare, però il mondo è fatto così, capito? E c'è chi dice, guardate che la sobrietà o la scegliamo noi, o se no sbatteremo contro il muro, saremo costretti a sceglierla, capito? Allora, quindi bisogna non incominciare dalle cose, ma dalle persone. E poi anche le cose è naturalmente importante. Chi studia queste cose, in particolare chi porta avanti queste idee, è un economista, finalmente anche qualche economista buono c'è, che ha preso il premio Nobel di 3 anni fa, che ha scritto questo libro, La spinta gentile, che dice che bisogna convincere le persone, perché obbligarle è fatica, ma convincere pian piano a fare certe scelte e si può. D'altra parte, appunto, o la sobrietà diventa una scelta personale, prima che sia una scelta obbligata, nel senso che qualcuno potrebbe anche obbligarci, non so, a non fare più certe cose, e comunque la realtà potrebbe obbligarci. Allora, capite, siamo arrivati, abbiamo fatto un altro passo, cioè
dopo, diciamo, un problema energetico, è un problema economico, qui siamo arrivati a un problema culturale, che è il più difficile da risolvere. E quindi, se vogliamo un futuro sostenibile, bisogna fare quella roba lì, perlomeno. Solo quella? Purtroppo no. Purtroppo per un futuro sostenibile c'è un altro problema gigantesco. Perché c'è la sostenibilità ecologica, che è quella di cui ho parlato adesso, no? Questa qui è tutta roba, diciamo, ecologica. Ma c'è anche il problema della sostenibilità sociale. Perché se anche c'è quella ecologica, che vuol dire che la terra io l'ho mantenuta bene, vuol dire che ci sono le risorse, vuol dire che non ci sono troppi rifiuti. Cioè, se la casa funziona bene, è importante. Ma se le persone che ci sono dentro non hanno tutti gli stessi diritti, per esempio, allora non va bene. Allora qui noi sappiamo, purtroppo, che ci sono disuguaglianze sempre in aumento. E la disuguaglianza è la piaga della società. Una società non può vivere con troppe disuguaglianze. Questo grafico fa vedere, per esempio, come aumenta il numero dei miliardari nel mondo. Vedete? Ah, disse allora, negli ultimi 10 anni sono triplicati i miliardari nel mondo. Ma questo qui allora è una disuguaglianza che è insopportabile, no? Socialmente insopportabile. Anche qui c'è chi studia queste cose e dice, ma perché vivere nelle disuguaglianze? Hanno fatto degli studi, per esempio come questo, hanno preso vari paesi e sono andati a vedere quelli che hanno disuguaglianza bassa, quelli che le hanno alta. Man mano che aumenta la disuguaglianza nei vari paesi, aumentano tutti i sintomi di malessere e invece diminuiscono tutti i sintomi di benessere. Quindi, per esempio, qui, non so, i furti, eccetera, qua, non so, l'istruzione di... Quindi si deduce, appunto, che se si tiene bassa disuguaglianza, stanno meglio tutti, anche i ricchi, perché vivono in una società che è più equilibrata, perché se no, capite, uno ricco cosa deve fare al giorno d'oggi? Si va in una villa, mette le luci, poi dopo mette i cani lupo, poi dopo mette i sensori e poi dopo non è tranquillo lo stesso. Quindi bisogna pensare che come si fa a ridurre le disuguaglianze, perché questo è un problema forte. Allora, intanto in certi paesi fanno tassazione progressiva più spinta, cioè più guadagni più ti tasso. Altro che flat tax, eh? Oppure tetti gli stipendi alti, dice, ma se qui mettiamo un tetto al dirigente della, non so, dell'Alitalia, dopo lui va via, magari fosse andato via prima. Cioè, capisci, i dirigenti troppo pagati, dopo vanno via lo stesso, e in ogni caso cosa ce ne facciamo? È meglio che facciamo una società. Tasso sui patrimoni, nessuno vuole parlare, ma dico con tutti i miliardari che ci sono là, qualcuno ha fatto dei conti, se ogni miliardario desse il 3% di quello che ha, si risolverebbe un posto di problemi. Vabbè. Allora vi faccio qualche esempio, perché io vado nelle scuole, anche nelle scuole, nei licei, e racconto un po' queste cose e dico agli studenti, voi so benissimo che molti vorrebbero andare in America, molti di voi, perché è noto che in America si fanno i soldi rapidamente. Infatti, per esempio, c'è questo signore che ha uno stipendio di $1 milione al giorno, $12 al secondo. Come farà? Vabbè. Allora, dico, però ragazzi, attenzione, ci sono molti miliardari, l'abbiamo visto prima anche, molti miliardari in America, ma anche qua. Però ricordate che in America, con tutti i miliardari che hanno, hanno 46 milioni di persone, che è il 15%, mica poco, che vivono coi buoni pasto, là li chiamano francobolli pasti, da quello lì, il governo, non so, la regione, tu vai a mangiare e poi è finito. Allora, capite, questo qui è un sistema insostenibile. Non so, avete visto cosa succede al mondo in Cile, non so, avete visto? Cioè, qui, queste cose qui, prima o poi vengono a... Dice, ma gli americani sono sempre esagerati, noi in Italia staremo pur meglio degli americani. Stare meglio, trovo un giornale che dice 10 paperoni valgono 500.000 operacci, anche le facce,
quindi non stiamo tanto meglio, no? E ho trovato nell'enciclica una frase che è proprio molto adatta: ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze che esistono fra noi. Siamo indignati? Non mi sembra, siamo poco indignati. Se fossimo proprio indignati, dico anche con gli studenti, dovremmo smettere di fare lezioni e andare a protestare. Magari non sappiamo neanche con chi protestare, però capite, bisogna che siamo più indignati. Allora anche qui c'è insomma l'insoluzione sociale. Allora dice, ma è finita qui, brutta notizia? No, ce n'è di peggio. Questa, 3 uomini ricchi come l'Africa. Dice, ma no, possibile. L'Africa credo che sia grande, però vabbè, ho trovato anche una vignetta, vedete. E allora quando vado nelle scuole cerco anche di spiegare sto fatto e faccio vedere sta carta che poi in tutte le scuole da cui si vede che l'Africa è grande, Stati Uniti grande, l'Europa piccola, eccetera. Poi qui sotto metto una cartina che forse non tutti hanno visto, comunque sono cose poi anche un po' vecchie, la carta della ricchezza. Allora, vedete com'è deformata, che gli Stati Uniti siano grandi, nessuno si meraviglia perché sono ricchi, sono già grandi, l'Europa che era piccolina, siccome è molto ricca, il Giappone pure, dice, ma l'Africa, dove andate a finire l'Africa che era la più grande? Così magra, così magra perché è povera. Non solo, perché c'è sempre un non solo, ma in Africa c'è una nazione ricca, uno, il Sudafrica. La metà della ricchezza, questa roba qui, è il Sudafrica. Queste qui sono le altre 36 nazioni che tutti insieme hanno i soldi di quelle 3 persone. Allora capisce, uno guardando questa carta si rende conto di certe cose, poi dopo poi non è che uno ha la soluzione in tasca, però almeno capire che se uno abita qui, dico ai ragazzi, se voi foste qui, dove succede che avanza il deserto perché cambia il clima, si è poveri, si è sempre in guerra con le armi fornite anche da chi, indovinate un po', anche da noi. Bene. Ci sono a comandare delle persone là che sono messe lì un po' per caso, no? Che durano 3-4 anni, poi arriva una... Dico, se voi foste qui, cosa vorreste fare? Cambiare scompartimento. È ovvio, lo farei anch'io. Allora, specialmente un giorno, cambiare scompartimento si fa così, è un po' dura, non è che uno... E allora, dopodiché, appunto, sappiamo cosa va a finire, ma insomma, questo problema si risolve con la chiusura di porte, secondo voi? Non è che bisognerà piuttosto mettersi a fare qualcosa con l'Africa? Io penso che un governo che si rispetta oggi dovrebbe avere un ministero per l'Africa, perché l'Africa è la nazione che più ci interessa. Allora capite, intanto anticipo che quindi se vogliamo completare questa tavola della sostenibilità ci vuole che abbattere le disuguaglianze, bisogna abbattere le disuguaglianze. Ognuno deve fare il suo mestiere e se abbattiamo le disuguaglianze naturalmente è un problema che qua la Greta non si è posto, ha già abbastanza a pensare al clima, no? Però dico, i giovani in generale forse non sarebbe male che accanto al clima cominciassero anche a pensare che poi quando avete risolto il problema del clima c'è quell'altro che è più grave, enormi disuguaglianze. Quindi i giovani dovrebbero prendere posizione, secondo me, anche su questo. Se c'è ancora 10 minuti, sì, parlerei dell'Africa. Guardate qui, l'Italia e l'Africa. Si capisce che è un vicino un po' ingombrante l'Africa, per tanti motivi. Allora, per capire bene com'è grande l'Africa, perché penso che pochi l'hanno capito bene, io l'ho capito dopo che ho visto quest'altra carta qui. Vedete, dentro l'Africa ci sta tutta la Cina, tutta l'India, tutti gli Stati Uniti, tutta l'Europa occidentale, un po' anche dell'Europa orientale, il Giappone e poi c'è ancora un po' di posto. Sarà grande l'Africa? No, per avere un'idea dell'Africa. Allora, capite, bisogna avere... un'idea di questo nostro vicino che si chiama Africa. Dice, ma è poverissimo, mica vero, è pieno di minerali di tutti i tipi. È solo che glielo portano via tutti, no? Le portano via tutti. Padre Zanotelli, che qualcuno conoscerà, ha detto, il primo modo di aiutarli è smettere di depredare le loro ricchezze. È certo. Leni va là, prende su tutto il petrolio, torna là, dopo... Intanto inquina, no?
Allora, capite qui come sta la questione? Faccio un'ultimissima cosa. Questa la conoscete bene, questa foto, no? Spesso nei computer. Questa è l'Europa e questa è l'Africa. Ah, dice com'è buia l'Africa, ma guarda un po'. E perché è così buia? Perché non ha la corrente elettrica. E come si fa a avere la corrente elettrica? Ci vuole dell'energia. Ah, ma dice allora bisognerà che mettiamo su anche lì i pozzi di petrolio, eccetera, eccetera. No, no, perché l'Africa l'energia ce l'ha. Guardate quanta energia solare ha l'Africa, anche rispetto all'Italia. Pensate ai pannelli fotovoltaici qui, li usano in Germania, poi sì in Inghilterra, pensate. Quindi un problema, non dico che sia l'unico, ma per fare un piccolo passo, cominciamo a aiutare l'Africa a sviluppare il fotovoltaico. Se uno va in Africa trova già delle situazioni di questo tipo, hanno fuori dalla capanna un piccolo pannello, di giorno raccolgono energia, hanno una pila, di sera fanno un po' luce, perché senza luce di sera, noi non siamo abituati, ma la cultura, non so, l'istruzione, tutte le, quindi bisogna aiutare l'Africa. Il fotovoltaico è una cosa ideale perché ha tutti i pregi possibili, è scalabile, possiamo fare piccole cose, grandi impianti, e poi dopo un'efficienza. Ah, a proposito, se qualcuno dice che le energie rinnovabili non sono sviluppate, cosa che si trova spesso a giro, che bisogna aspettare che crescano, allora informatelo che il fotovoltaico ha un'efficienza del 20%. E dice, vabbè, 20% non è mai 100, d'accordo. Ma sapete che efficienza ha la fotosintesi clorofilliana che lavora per noi là fuori? Sapete che efficienza ha? Meno dello 0,5%. Quindi il fotovoltaico è 200 volte più efficiente della fotosintesi clorofilliana. Non possiamo trovare niente più efficiente del fotovoltaico. Il fotovoltaico converte 100 fotoni solari in 20 elettroni che viaggiano e che ci danno elettricità. Quindi il fotovoltaico è un miracolo che ha sviluppato la scienza, non c'è mica in natura il fotovoltaico. Allora, capite, qui bisogna che sapere lo stesso l'eolico. L'eolico oggigiorno fa energia come 300 centrali nucleari, l'eolico. Quindi anziché mettere centrali nucleari, la gente ha messo le paleoliche dove c'è il vento, ha fatto bene, non avrà mica i problemi dopo, no? Allora capite, qui questa è la questione, che bisogna andare avanti con le rinnovabili e che bisogna che quei paesi in via di sviluppo, bisogna che li aiutiamo, nel nostro interesse. Perché voi, scusate, adesso qualcuno dirà che esagero, però scusate, a noi conviene dare il fotovoltaico all'Africa o comprare gli F-35? Cosa ce ne facciamo? Io vorrei sapere cosa ce ne facciamo degli F-35, no? Forse ho degli elicotteri per andare a vedere se c'è un'inondazione. Facciamo da guerra noi a chi? A chi? Per fortuna non la facciamo, per fortuna. Ma dico, però quindi si capisce che sono sviluppati. Quindi qui bisogna che anche chi governa, insomma, si rende conto di questi fatti. Primo fare il Ministero per l'Africa e dopodiché tutti noi poi siamo chiamati a fare qualcosa, no? Ognuno di noi nel suo campo, con le sue competenze, nella situazione in cui si trova, insomma, può fare qualcosa su questo pianeta che poi è l'unico luogo dove possiamo vivere, questo pianeta. E quindi bisogna cercare di vivere con una società più giusta, naturalmente. E va bene, e con questo vi ringrazio di avermi ascoltato. Mm-hmm.